Questo è un campione, naturalmente, solo una selezione delle monete emesse da Capua e dalle altre città ribelli di Campania, cioè Galazia ed Atella. Il periodo appunto è 216-211 ed è significativo il fatto che questo è l'unico momento in cui Capua e queste altre due città emettono moneta, non solo con il loro nome, ma anche scrivendole in lingua ed alfabetico. Il che segna appunto il segno della rottura, della distanza rispetto a Roma, la scelta della lingua, perché è quella dei tipi. Una voglia di autonomia, possiamo dire. Direi anche di più. Più che autonomia, proprio rivendicare non solo il proprio patrimonio tradizionale, ma direi la piena sovranità. Abbiamo ricevuto dal Brasile, da Marisima Gelsch, la studiosa brasiliana, il compito di mandargli delle foto di queste monete. E forse questo andrebbe prima concordato e autorizzato dal Museo Nazionale. Sicuramente, sicuramente. No, ma foto diciamo così turistiche, non impegnative. Sì, cioè le può trovare. Alcuni di questi esemplari sono stati pubblicati da Renata Cantilena. Sì, da, sì, attraverso la Cantilena. Ma quello che è bello è là dell'aspetto simbolico, è proprio il significato politico, cioè l'affermazione della piena sovranità delle città, che soltanto appunto nella ribellione certo trovano le condizioni per poter emettere moneta. Una monetazione anche abbastanza complessa, articolata nei nominali, cioè nel valore quindi delle singole monete, che conosce processi di riduzione del peso, così come avveniva contemporaneamente a Roma. Quindi deve affrontare e far fronte, così come faceva Roma in quegli anni, una serie di problemi di pressione finanziaria. In effetti, sì. E quindi uno degli espedienti, uno degli accorgimenti era ridurre il peso in modo da far fronte alla domanda di moneta in circostanze difficili o comunque di ridotta disponibilità economica e finanziaria. Poi ognuna di queste, ripeto, è soltanto una selezione, i tipi scelti dalle tre città sono tanti, ma qui tra i più significativi per esempio c'è quello del giuramento dei soldati. Lo potete riconoscere qui, l'esemplare numero 7. Al centro, nella parte alta, sì. Che è significativo perché, sì, perché riprende solidale un vecchio tema della scena secondo l'iconografia romanitalica, cioè i guerrieri che prestano giuramento su un maialino, questo che era l'offerta, la vittima sacrificale designata. E di volte questo tipo viene riproposto poi anche da Capua, ancora una volta l'etnico e in lingua losca, appunto il segno dell'immagine stessa del patto d'alleanza. Poi questo stesso soggetto era stato anche utilizzato da Roma, naturalmente con il proprio nome, la lingua latina, col cosiddetto oro del giuramento, e verrà ripreso dopo durante la guerra sociale. Più tardi, la guerra sociale, però a quel punto ci avevo tanti poteri, ognuno per le tante comunità che aderivano alla ribellione, cioè alla ribellione, alla guerra, il termine ribellione va riletto. Grazie della passione.